Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quando mi vedete con gli occhiali è perché vuol dire che sto per affrontare un argomento molto serio, quindi attenzione. Vabbè, no, a parte gli scherzi, ero indeciso se lasciare questo video e caricarlo qui su YouTube o caricarlo all'interno del Mastermind, perché è un contenuto inerente con il programma Social Media Agency, perché in questo video vedremo appunto un argomento molto delicato anche, super inflazionato, cioè relativo all'influencer marketing e come creare delle campagne. Ci sono diversi miti oggi connessi all'influencer marketing. Il primo è che l'influencer marketing sia ancora una cosa appannaggio di grandi aziende con grossi ed enormi budget, milioni di euro. È sbagliato perché oggi si sta evolvendo molto il mondo dell'influencer marketing, si sta spostando più sui micro influencers o long tail influencers, ossia personaggi che hanno anche 20-30 mila followers, non esiste più neanche un numero, a essere sincero, che però hanno un pubblico affezionato su una nicchia specifica. Vi faccio un esempio: se io in questo momento volessi promuovere sono da Manfrotto, ad esempio, volessi promuovere il supporto per iPhone, è sbagliato, ad esempio, coinvolgere un influencer da 2 milioni di follower perché paradossalmente avrebbe un'audience molto frammentata e non esattamente in linea con il prodotto, piuttosto che magari una beauty blogger o un fotografo che promuove prodotti di fotografia ed ha un pubblico più interessato al prodotto, quello che la persona promuove magari per lavoro e testa. Quindi in questo caso si potrebbe avere una conversione molto più alta, magari con un account da 50 mila follower piuttosto che da 3 milioni di follower. E per fare una promozione su un account da 50 mila follower, se il prodotto magari piace anche alla persona in questione, all'influencer in questione, il budget non è così alto, cioè si può negoziare molto. L'altro grande mito è che l'influencer marketing non serve a niente. Anche qui torniamo all'altro punto di prima: non serve a niente quando è fatto sparando nel mucchio, quando quindi non si hanno risultati. E quindi, paradossalmente, se creiamo delle campagne a caso con grandi nomi solo perché sappiamo che sono dei noti influencer, ma non stiamo attenti al prodotto, al messaggio, alla campagna, non serve a nulla. Un altro mito è il fatto che l'influencer marketing non è tracciabile e quindi non possiamo sapere se abbiamo investito 10.000 se vendiamo 20.000, perché molti vogliono avere una risposta diretta, che anche questo è sbagliato perché tante delle campagne che si fanno oggi con influencer sono di puro branding. Cosa intendo? Intendo per branding, intendo campagne atte alla promozione del marchio e ad ampliare appunto il brand, il messaggio, a farlo conoscere fondamentalmente. Pensate anche alla televisione. Quante volte è la televisione in grado di monitorare quante vendite ci sono? Quasi mai, forse a livello stagionale, quando sanno che ad esempio mettono in onda la pubblicità nelle 2 settimane antecedenti a Natale, se vedono che c'è un aumento delle vendite è connesso probabilmente alla campagna televisiva, ma non lo sanno neanche. Finora tutte le campagne radio televisive sono basate un po' vagando nel buio praticamente, cioè vedono che c'è un aumento di vendite, ma può essere connessa a diversi motivi, come ad esempio la stagionalità di un prodotto. E quindi questi falsi miti contribuiscono oggi a rendere il mondo dell'influencer marketing tanto fumo, a volte poco arrosto, e soprattutto non si conoscono gli strumenti adatti per creare campagne di successo o valutare degli influencer. Quindi in questo video andremo a vedere esattamente quali strumenti si possono usare, che tipo di campagne si possono fare e come appunto si può creare e ottenere una campagna di successo coinvolgendo influencer appunto inerenti e in linea con il nostro brand, il nostro prodotto, senza neanche spendere milioni, ma cercando di trovare l'influencer giusto. Quindi adesso andiamo al computer, vi faccio vedere questo. Mi raccomando, supportate questo video con un bel like e commentate qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate. Condividete anche questo video con qualcuno, magari nel settore, che può trarre qualche spunto utile. Affronteremo degli argomenti, appunto, secondo me molto interessanti. E questi argomenti sono spesso a pagamento, affrontati durante seminari o eventi. Quindi godetevi il video e ci vediamo tra un istante. Bene, ciao ragazzi, benvenuti. Allora, questa è una delle presentazioni all'interno del mio mastermind in cui faccio vedere, tra le altre cose, come avviare un business praticamente da zero gestendo account social per conto di privati e aziende. Questa è una delle presentazioni contenute all'interno. Se vi interessa scoprire di più sul mastermind,
in descrizione a questo video trovate maggiori informazioni. Ma nello specifico questa è la parte relativa all'influencer marketing, quindi vi farò vedere solo una parte ovviamente, e più che altro condividerò con voi lo schermo per farvi vedere nel pratico come analizzare una campagna di influencer marketing, anche questa partendo da zero. Allora, partiamo dall'inizio. Quindi l'influencer marketing non è altro che il coinvolgimento di influencer per la creazione di campagne, quindi promozione di prodotti e servizi affini alla nicchia di riferimento dell'influencer che noi coinvolgiamo nella campagna. Quindi l'influencer è fondamentale che operi nello stesso settore in cui operiamo noi. Un esempio, se noi cerchiamo di promuovere un prodotto per conto di un nostro cliente o un nostro prodotto, ad esempio nel beauty, mettiamo un pennello per truccarsi, ovviamente non possiamo puntare su un influencer paradossalmente come Chiara Ferragni. Perché? Perché Chiara Ferragni è uno dei grossi nomi nell'influencer marketing, ha milioni di follower e ci chiederà un prezzo troppo alto per avere un ritorno efficace, diciamo, sull'investimento che facciamo, quindi non ha senso. Quello che dobbiamo fare è trovare influencer, micro influencer nella stessa nicchia che possano darci un ritorno maggiore, perché occupandosi ad esempio soltanto di beauty vlog. Quindi adesso vediamo come creare delle campagne, quindi degli esempi pratici nel caso come cercare appunto una beauty vlogger, come valutarla contattando il profilo e eventualmente come monitorare poi la campagna. Passiamo allora alla schermata e i tool che vi farò vedere. Nello specifico vedremo due tool che utilizzo e di cui vi ho già parlato, mi pare. Uno è Mighty Scout, trovate anche di questo il link in descrizione, e l'altro è Ninjalytics. Passiamo all'analisi degli account. Allora, se vogliamo cercare un influencer è fondamentale inizialmente partire, secondo me, da Instagram, va bene, usate l'app, in questo caso sto usando la versione da desktop. Ma partiamo dalla ricerca per hashtag. Se ad esempio vogliamo cercare una beauty vlogger, dobbiamo partire da un hashtag di riferimento connesso al beauty. In questo caso è molto ampio perché vedete è un hashtag che ha più di 280 milioni di post, ovviamente una ricerca difficile, però in questo caso partiamo da un ampio spettro per poi andare a una ricerca più specifica, più definita. Allora vediamo, in questo caso se cliccate su uno username partendo dalla ricerca per hashtag, potete poi attraverso la funzione dei suggeriti, che è questa qui in alto, vedere altri profili affini più o meno nello stesso settore. In questo caso vedete, scopriamo ad esempio questo account che ha 236.000 follower, ovviamente non pubblica solo vlog in questo caso, ma più foto mezza nuda, ma non è il caso in questo magari per promuovere un prodotto di beauty. Però se vogliamo valutare ad esempio questo account per vedere se ci può portare un effettivo ritorno, quello che possiamo fare è copiare lo username in questo caso e andare a analizzarlo ad esempio con il tool che vi ho detto di Mighty Scout. Mighty Scout ha una versione free e una versione a pagamento. In questo caso vi fa vedere l'engagement, che è molto importante. In questo caso non è alto l'engagement medio, avevo già detto in altri video, è sul 3% in su, può considerarsi un buon engagement, quindi in questo caso probabilmente non è uno dei migliori account da contattare. Nonostante i 237.000 follower, vedete, ha una proporzione di comment like very good definita, però probabilmente non è il migliore account nel mondo del beauty, diciamo. Quindi altra cosa che possiamo fare, proviamo a fare un'altra ricerca più dettagliata, ad esempio makeup. In questo caso con l'hashtag ovviamente ci verranno fuori tutte le persone che operano sia nel mondo del make up come make up artist, sia persone che si sono fatte il trucco, quindi possono essere sia beauty vlogger che ragazze normali. Andiamo su un pubblico magari più professionale, perché si suppone che se usano l'hashtag make up artist siano dei make up artist. Quindi cosa facciamo? Vedete, già qua si vede che è pubblico molto più specifico nel mondo del beauty e quindi nel trucco, quindi già abbiamo affinato di più la ricerca. Sto facendo con voi in tempo reale, non ho pianificato niente, avevo solo pianificato di parlare di beauty, ma non sto trovando account che avevo già analizzato prima. Quindi vedete, in questo caso, ok, vedete la lingua non è l'inglese, soffermiamoci solo su profili che analizzano la lingua inglese, sono persone che lavorano nell'ambito del beauty, perché vedete la tecnica anche utilizzata. Quindi in questo caso cosa facciamo? Andiamo a vedere questo account, ricordiamoci, in questo caso vogliamo promuovere dei pennelli per truccarci. Account con 27.000 follower, quindi già potrebbe andare bene, perché ripeto, in questo caso non stiamo cercando grossi influencer, ma stiamo incontrando micro influencer o long tail influencer. Dallas, Texas, quindi
Stati Uniti, vogliamo magari promuovere un prodotto negli Stati Uniti, quindi o abbiamo un cliente, non lo so, che vuole promuovere il prodotto negli Stati Uniti, cosa facciamo? Vediamo 821 like con 27.000, in questo caso prendiamo anche in questo caso lo username e in questo caso lo analizzeremo sia con Mighty Scout sia con Ninjalytics, che è il tool, tra l'altro made in Italy di cui vi ho parlato. Analizziamo l'account, perfetto, engagement vedete altissimo, 16%, questo per una serie di motivi, vi avevo già detto che più follower si hanno, più si abbassa in proporzione l'engagement, non sempre, dipende ovviamente se è troppo basso non va bene. Ma in questo caso vedete che l'engagement è buono, non ha mai fatto campagne sponsorizzate perché di solito appaiono qui con l'hashtag ad o sponsored. Mighty Scout vi seleziona anche se ci sono degli username o dei contatti a cui fare riferimento, se è un manager, se è un contatto mail da contattare, in questo caso potete copiarlo, inviare una mail per poi ovviamente contattare la persona. Ha anche un canale YouTube, in questo caso l'influencer, e probabilmente si occuperà di beauty e trucchi, presumo. Scusate la lentezza, ma sto caricando degli altri video allo stesso momento e quindi ho la banda straoccupata. Esatto, come vi avevo detto, è una beauty vlogger che ha pubblicato un video poco tempo, non ha neanche tantissimi iscritti, ma ripeto, possiamo iniziare da qui per iniziare a vedere appunto come performa una campagna con un prodotto senza spendere troppo. 16%, proviamo a contattarla, quindi la fase successiva di cui avevo parlato è appunto contattare profili. Ci sono diversi modi per farlo, potete farlo sia da Instagram direttamente oppure potete farlo direttamente via tramite il contatto. Le cose da definire sono diverse quando mandate una mail, potete presentarvi, fare riferimento al brand che volete promuovere, chiedere il budget, insomma, sono tutti argomenti che poi ho trattato nel dettaglio nel nuovo video che ho creato sull'influencer marketing all'interno del mastermind, ma comunque potete contattarli attraverso diversi modi. È importante chiedere anche se hanno degli screenshot per farvi vedere impression o visualizzazioni che hanno nelle storie e poi ed è molto importante anche ovviamente sapere il budget, quindi chiedete anche quanto chiedono per un post sponsorizzato. Bene, detto questo, proviamo a analizzare lo stesso profilo su Ninjalytics, che è il software completamente italiano di cui vi avevo parlato. È completamente gratuito in questo caso, ma è molto utile perché vi fa vedere tutta una serie di dati molto interessanti. Ok, in questo caso sembra che sia stato il primo a analizzare questo account, quindi sta prendendo praticamente i dati per analizzarlo. Perfetto, vedete, in questo caso 12% di engagement rate. I dati sono diversi perché i parametri sono diversi. Probabilmente questo prende gli ultimi 10 post in proporzione a like e commenti e Ninjalytics ne prende altri. In questo caso è utile vedere questo parametro, non fa attività di follow on follow, quindi può essere un parametro molto utile per definire l'account stesso e capire appunto l'autenticità del profilo stesso. Possiamo analizzare anche l'andamento dell'account, in questo caso siccome è nuovo il profilo, cioè la prima volta che viene analizzato da Ninjalytics, non ci sono molti dati presenti, però potete vedere anche come performano i post, quindi nel tempo e gli hashtag che utilizza e quali sono quelli che performano in più. Vedete make up, quindi esattamente perfetto per il nostro prodotto e tutta un'altra serie di dati, molto utile il tool. Passiamo invece alla parte di gestire budget, come avevo detto, in questo caso quando si fa una proposta bisogna considerare diversi fattori, come vi ho detto appunto l'engagement, l'impression e le visualizzazioni. Con Mighty Scout un'altra delle funzioni utili è la funzione per analizzare l'influencer, cioè c'è una specie di motore interno di ricerca in cui in base al prodotto o all'hashtag o alla nicchia di riferimento potete trovare diversi influencer. Questa è una campagna che avevo fatto qualche tempo fa in cui avevo ricercato degli influencer nella nicchia appunto uomo 18-30 anni che fossero micro influencer per sponsorizzare degli occhiali. Quindi in questo caso Mighty Scout ha analizzato diversi account, mi ha proposto degli account, mi ha fatto vedere alcuni account appunto con l'engagement più alto che potessi contattare per fare advertising e promozione. Quindi questa è una funzione utile e a pagamento dell'app stessa. Passiamo invece alla parte di tracking, che anche questa è molto interessante, vedete, monitorare le performance. Uno dei problemi più grandi appunto dell'influencer marketing è quello di sapere come stanno andando le campagne. E lo si può fare attraverso diversi metodi, come ho già detto anche in altri video e anche all'interno del mastermind. Ci sono tool come Bitly e ClickMeter per tracciare le performance sulle visualizzazioni o link in bio, nella biografia, oppure attraverso questa versione di Mighty Scout, che anche questa è a pagamento, potete
potete monitorare come è andata la campagna se coinvolgete diversi influencer. Vedete, in questo caso è utile, ad esempio, sapere come è andata la campagna quando abbiamo magari coinvolto una ventina di influencer. Per l'esempio definito qui ci sono 15-20 influencer coinvolti, ci sono circa 15 post pubblicati perché solo 15 su 20 hanno pubblicato, il valore totale dei media, cioè dei contenuti pubblicati è 75.000 dollari, engagement 210.000, reach 7.5 milioni. Questo tool è utile perché? Perché vi fa vedere praticamente quanto è costato fare la campagna, vi fa vedere anche in questo caso chi sono gli influencer coinvolti nella campagna stessa e vi fa vedere come sono andate anche le campagne per ogni singolo influencer. Quindi vedete in questo caso Jeff Tango, vediamolo. Jeff Tango è stato pagato 1500 dollari per questo post, sono cifre di riferimento ovviamente, poi anche qua bisogna valutare. Engagement rate medio del 3% sul post in questo caso, ha avuto però solo l'1,2%, 60 commenti, quindi il valore totale 1937, quindi si suppone che il ritorno sull'investimento in questo caso sia più alto rispetto a quanto è stato investito. Tutti questi sono parametri anche generici, perché ovviamente dipende da che ritorno abbiamo avuto. Non tutto è tracciabile, ovviamente alcune sono campagne di branding, alcune sono campagne di vendite, quindi bisogna monitorare diversi elementi, però vedete, in questo caso vi fa vedere diverse cose connesse agli account e come sono andate, come è andato l'engagement sulla foto, quanti sono stati i like, i commenti e il valore totale del contenuto stesso. Ripeto, lascio qui sotto in descrizione il link a questo tool, se può esservi utile o se volete utilizzarlo. Ovviamente anche questa è una versione a pagamento e ripeto, è un tool estremamente utile. Vedete comunque in ogni caso la stessa ricerca che vi ho fatto vedere sugli account può essere fatta su una scala più ampia. Ripeto, anche qui vedete ad esempio gli account suggeriti e rifacciamo la stessa cosa. Quindi questo possiamo selezionarlo come potenziale account, possiamo iniziare a scrivere e contattarli. Intanto ci muoviamo su account simili, consigliati. Ecco, vedete anche questo account è uno studente di cosmetology certified, quindi è una persona che ne sa anche apparentemente di trucchi, quindi può essere interessante. 80.000 follower, e da qui ovviamente partite per la ricerca per poi contattarla per proporle di promuovere il trucco o appunto i pennelli, in questo caso, o i vostri prodotti. Stessa cosa si può fare da qua e via 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 dicendo. Instagram sotto questo punto di vista è ottimo perché vi suggerisce account molto simili e da qua ovviamente può partire la vostra ricerca. Bene ragazzi, spero che queste informazioni e i tool che vi ho indicato vi siano utili. Ovviamente alcuni sono free, altri sono a pagamento, ma si può benissimo partire da zero gratuitamente facendo la ricerca su Instagram. Qui sotto in descrizione vi lascio sia il link se siete interessati al mastermind, sia i link dei tool che vi ho indicato nel video. Spero che tutto questo vi sia stato utile. Lasciatemi un bel like per favore se avete tratto degli spunti interessanti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video e un saluto da Elaine.